l'Italia ha una grande tradizione gastronomica, deve diventare un'opportunità di crescita. Si dice da sempre che il turismo si basa anche sul mangiare, e sicuramente si dice da sempre che un certo mangiare alto, comunque come fanno i francesi e i giapponesi, resta un biglietto da visita del paese estremamente vincente. E si vede attualmente come nei paesi nordici, per rilanciare anche il loro turismo, Svezia, Danimarca, Norvegia, eccetera, stanno puntando molto sul cibo, quindi non si scopre niente. Bisogna darsi da fare. Il problema vero è che perché il cibo cotto, gli ingredienti ne abbiamo di meravigliosi, diventi veramente importante, occorre lavorarci sopra, occorre un pubblico ricettivo di questo. La scuola può spingere i giovani a pensare al cibo. C'è un vecchio adagio che dice: chi più cucina meno ingrassa, che vuol dire che se ragioni sul cibo lo domini tranquillamente, godendo pure, senza esserne dominato. Ed è la miseria, l'ignoranza che danneggia anche dal punto di vista alimentare. Quindi sicuramente può fare moltissimo per il cibo di tutti i giorni, che è la cosa fondamentale, mangiamo almeno due volte al giorno tutta la vita. Quindi per questa crescita il ruolo delle scuole tecniche, chiamiamole così, sono fondamentali. Però direi che per la crescita del paese il ruolo dell'educazione è fondamentale. Quindi alla fine dobbiamo avere buoni geometri, dobbiamo avere buoni ingegneri, dobbiamo avere buoni cuochi e buoni produttori di latticini. Il ruolo dell'Expo è estremamente stimolante. Ci auguriamo tutti un grande successo in primo luogo, ed è un'opportunità per tutti i milanesi, i lombardi e tutti gli italiani per confrontarsi laicamente, diciamo così, su le varie problematiche legate all'alimentazione, al cibo, che è pieno di link uno con l'altro dal punto di vista delle cose tecniche, le cose, il sogno e la realtà. Quindi è un'occasione, soprattutto mi auguro, per aprirsi un po' la testa. Abbiamo un po' sempre la tendenza a guardare nel nostro orticello, ok, lo conosciamo abbastanza bene, dobbiamo anche conoscerlo meglio. Nel confronto con gli altri puoi crescere. Direi che se c'è un evento dove è perfetto il confronto con gli altri è proprio l'Expo.